lotta ai tumori della prostata ancora più efficace grazie a un'apparecchiatura di ultimissima generazione del valore di 120.000 euro sborsati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, di cui si è dotata l'urologia di Marche Nord presso l'ospedale di Fano. La macchina in dotazione al reparto è la prima in Italia di questa classe ad essere acquistata, è già operativa e permette di effettuare prelievi di tessuto da esaminare nel punto preciso interessato dal tumore, eliminando di fatto gli errori di valutazione. Con questo apparecchio noi riusciamo ad identificare zone della prostata sospette, zone della prostata sospette che vengono identificate preventivamente con un esame che si chiama risonanza magnetica multiparametrica, esame che viene poi trasferito come risultato d'immagine su un software ecografico, e quindi la novità è che questo apparecchio ecografico consente di trasformare le immagini acquisite con la risonanza multiparametrica in immagini ecografiche, e poi riusciamo a pungere con una sonda che ha una possibilità di darci l'immagine tridimensionale della prostata esattamente le zone sospette evidenziate dalla risonanza magnetica multiparametrica. Una volta che avete approfondito l'indagine, qual è lo step successivo? E una volta approfondito l'indagine, cioè fatta la risonanza magnetica, trasferiamo le immagini su questo software, come dicevo, l'immagine sospetta viene trasformata in un'immagine evidenziabile con la sonda ecografica e poi noi andiamo a pungere in maniera mirata le zone sospette. Facciamo prelievi anche nelle zone circostanti, però si riduce il numero dei prelievi necessari e si aumenta, come dicevo, la possibilità di definire con esattezza la presenza o meno di un tumore, che poi in genere è un tumore più aggressivo rispetto a quelli che possono essere evidenziati con una biopsia prostatica ecoguidata, randomizzata, che non si avvale di questo tipo di apparecchiatura. Questa strumentazione mette l'urologia di Marche Nord tra le prime a livello nazionale sulla metodica di indagine in questa tipologia di paziente. Naturalmente a questo esame ci si arriva per gradi e solo se è necessaria una biopsia. Il primo step rimane la visita urologica e gli esami di laboratorio.